Pomeriggio. C'è una fortissima energia sulla Terra in questo momento che ci sta richiamando a un nuovo ordine. Ora noi dobbiamo veramente prendere in considerazione una cosa fondamentale. Nella visione integrata della vita, dove appunto uno dei pilastri di questa visione integrata è tutto è me. Questo non in un senso di onnipotenza e di egocentrismo, ma quanto io mi posso riconoscere nella realtà che sto vedendo fuori, tanto nelle persone quanto negli eventi. E quindi questo che cosa ci impone di fare? Ci impone di includere. Questa parola che per me è stata veramente arabica per la maggioranza della vita, una volta che ho lavorato tanto, ed è quello un po' che porto nel mio lavoro, in tutto quello che diffondo, ma soprattutto nella mia vita personale, perché per me assolutamente non c'è differenza tra quello che io vi dico e quello che io sono. E questo è il primo pezzetto di integrità che costa fatica, perché significa avere sempre un occhio dentro e sempre un occhio fuori, perché la visione integrata unisce continuamente, la visione unificata. E quindi questo includere che cosa significa? Vuol dire che tutte le cose che accadono, tutte le cose che si presentano dentro di me e fuori di me hanno un loro significato, un senso più profondo al quale noi dobbiamo arrivare a comprendere, comprendere, ovvero prendere dentro, non capire. Ecco perché tante persone che vengono da me, nel momento in cui si siedono davanti a me o durante i corsi, i gruppi e i lavori di gruppo, nel momento in cui si siedono e mi dicono voglio capire questa cosa, la mia faccia è sempre un grande sorriso storto, generalmente, perché capire non ci serve a un cazzo. Detta proprio fuori dai denti, capire non ci serve perché capire è la punta dell'iceberg, è rimanere nella superficie delle cose. A noi ci serve comprendere e per comprendere, ovvero prendere dentro, noi dobbiamo entrare nell'esperienza e per entrare nell'esperienza la prima cosa che si fa è non lo so che cosa mi porterà questa esperienza. Quindi il primo passaggio che si fa è accettare e includere il non sapere. E questo io capisco davvero che è la cosa più difficile per la maggioranza di noi, e lo è stato per me veramente per tanto tempo. Oggi in realtà è diventato una sorta di gioco divertentissimo perché mi fa tornare bambina, ovvero il bambino che sta scoprendo il mondo con quegli occhi emozionati di dire wow, questa cosa non so dove mi porterà, ma io mi fido della vita e soprattutto mi fido di me perché sono arrivata a un certo punto a poter davvero avere un certo discernimento perché la mente, per quanto mi riguarda, non è vero che la mente mente. Nel senso che se la mente mente, mentono anche le nostre emozioni, perché sono condizionate, sono programmate attraverso la nostra storia personale, quindi mentono tutte e due. Quindi quando io mi sento dire, segui il sentire, no, perché il sentire se tu non l'hai deprogrammato e non hai un po' compreso quali sono davvero le matrici che ci muovono, e tra l'altro che queste matrici rimarranno con noi per tutta la vita, per cui ogni tanto queste matrici, clac, ci richiameranno al disordine. E qui va questo video che vi voglio fare. Siamo chiamati a un nuovo ordine e dobbiamo includere assolutamente il disordine. Perché ogni volta che noi sentiamo caos e confusione, ogni volta che nella nostra vita stiamo attivando un programma, quindi un disordine, in realtà questi programmi nella visione unificata sono dei doni per noi. Non c'è nulla di sbagliato nelle nostre storie personali, non c'è nulla di sbagliato ad essere stati programmati, non c'è nulla di sbagliato ad aver agito in modo condizionato, che continueremo a farlo per il resto della vita, probabilmente in alcune aree. Non c'è nulla di sbagliato in questo, anzi, dietro a questi programmi e queste storie c'è la nostra unicità. E finché non capiamo e non accettiamo questa cosa, e non accettiamo che ogni volta che c'è una crisi, e quindi si passa attraverso un disordine, un caos, la crisi è il disordine che si manifesta, è il caos prima del nuovo ordine. Non ci può essere un nuovo ordine se noi non viviamo il caos che lo precede. Quindi, qualunque cosa voi stiate vivendo o noi stiamo vivendo, che sia
un caos, che sia una crisi, che sia un sintomo, che sia una malattia, è una sorta di riparazione di un disordine che noi stavamo vivendo. È la manifestazione di una via, di una nuova via che noi possiamo prendere per arrivare a un nuovo passaggio che ci regalerà maturità, consapevolezza, comprensione, crescita e soprattutto una nuova linea da seguire che sarà più vera, perché la verità richiede del tempo per emergere, perché la verità sta sotto tutti questi tasselli, tutti questi strati, chiamateli di cipolla, chiamateli programmi, chiamateli condizionamenti, è la stessa cosa. Sono strati che non ci permettono di ascoltare, di stare in contatto con la nostra verità profonda, che in medicina biologica è l'endoderma, i nostri bisogni che sono là sotto a tutta una serie di strati che si sono costruiti sopra e che li proteggono questi bisogni, perché questi bisogni profondi di verità nostre sono talmente delicati che stanno nella nostra vulnerabilità e finché noi fuggiremo dalla nostra vulnerabilità, perché chiaro, nella nostra vulnerabilità ci sono le nostre ferite, ci sono le storie che abbiamo vissuto in modo anche violento, abusante, doloroso, che ci hanno fatto male. E prima di arrivare alla nostra verità, che in un qualche modo è sana per noi, noi dobbiamo passare attraverso questi strati. Prima di imparare a stare con la nostra vulnerabilità, che non significa che una volta che noi sappiamo tutte queste cose, abbiamo compreso, smettiamo di soffrire, perché nella visione integrata la sofferenza è parte della vita. E grazie alla sofferenza noi gioiamo di più, cioè apprezziamo di più la gioia, possiamo accedere alla felicità, possiamo scegliere altre cose, per cui è fondamentale osservare e vivere tutte queste cose come parti di un disegno più grande, dove non c'è niente da buttare, dove non c'è niente di sbagliato, non ci sono scelte sbagliate, non c'è niente che abbiamo sbagliato. Se abbiamo fatto un lavoro per 20 anni, poi abbiamo cambiato e ci siamo accorti che quella relazione, quel lavoro non era per noi, e allora spesso ci guardiamo allo specchio e diciamo: che cazzo ho fatto della mia vita? Ho sbagliato tutto? No, non è così. In quell'esperienza che tu hai fatto, se incominci a elaborarla, c'è tantissimo per te, ci sono tantissimi contenuti che ti serviranno a fare un salto di coscienza. E questo salto di coscienza te lo porterai dietro per il resto della vita. E questo salto di coscienza ti richiede una nuova esperienza che fa parte del processo di individuazione dell'essere umano. Jung ne ha parlato centinaia di migliaia di volte, ma spesso noto che è difficile perché ancora noi cerchiamo di capire. Voglio capire cosa c'è lì, voglio capire questo aspetto, voglio capire questa esperienza, ma non ti serve capire il sintomo, perché quel sintomo ti sta chiedendo di entrare in un'esperienza e la cosa più importante di quel sintomo è il processo che ti fa fare, ovvero da andare da A a B, a C, a D, non lo so dove ci fa andare ogni volta in un posto diverso, ma è quel processo che ci fa cambiare, trasformare, ma non perché siamo sbagliati, ma perché ognuno di noi sta cercando la propria verità, che è la parte più spirituale dell'essere umano. Ognuno di noi sta cercando quella verità che è la parte più amorosa o amorevole dell'essere umano, e amore puro. E noi stiamo cercando questo in tutte le facce e salse che ci inventiamo come geni veramente di miliardi di possibilità e di realtà che creiamo per arrivare fondamentalmente a quella verità che è la parte, ripeto, più spirituale dell'essere umano. Quindi siamo chiamati a un nuovo ordine in questo momento tutti quanti, ognuno a modo proprio, con i propri sintomi, con le proprie storie, con le proprie modalità. Ma questo nuovo ordine richiede un disordine, imparare a stare con la fragilità, con la vulnerabilità, col disordine, col disagio, è parte della crescita personale di ognuno di noi. Smettiamo di voler essere alternativi proponendo gli stessi protocolli nell'alternativo. No, o sei alternativo e molli il protocollo, oppure sei nel protocollo. Perché noi passiamo dall'essere prendo la pillolina per togliermi il sintomo a ti prego dammi la terapia alternativa per togliermi il sintomo. Non riuscite a capire che state facendo la stessa cosa, non è alternativo questo, è ripetizione
Mi viene anche un po' da dire ossessiva di un cazzo di sistema che sta crollando, che ci piaccia o no. Quindi, se vogliamo fare gli alternativi, facciamolo veramente. Vuol dire che quel sistema, quel protocollo non funziona. Va integrato, visto che non c'è nulla di sbagliato, in un sistema più grande che ha una visione più ampia e integrata del sintomo, che vuol dire non sarà domani che mi tolgo questo sintomo, non sarà domani che mi tolgo questo programma, ma l'importante sarà il processo che mi farà fare la mia ricerca della verità che ci sta dietro a questo sintomo, a questo programma. E allora entro nell'alternativo veramente, entro nella visione integrata e allora davvero cresco come persona e faccio un salto di coscienza. Altrimenti stiamo facendo dei copia e incolla di un sistema che ci fa schifo applicato al sistema alternativo che diventa uguale al sistema che ci fa schifo. No, ragazzi, non funziona così. E io ve lo dico veramente col cuore in mano perché ci lavoro ormai da tanti, tanti anni, più di 20, ma io direi da 46 perché è da quando ho 2 anni che io mi faccio queste domande. E a voi vi sembrerà strano, ma è così. E quindi vi dico che trovo tantissima gente che vuole fare gli alternativi, poi alla prima difficoltà che ha vuole andare ad applicare le stesse regole con la metamedicina, con la medicina biologica. E allora se mi fa male il dito, che cosa vuol dire? Ok, io te lo dico, ma tu lo capisci qua. Non lo porti nella tua vita e non ti serve a un cazzo. Detta fuori dai denti, ragazzi, siamo davanti a un nuovo ordine. Questo nuovo ordine ci sta richiedendo la destrutturazione di una serie di convinzioni che si sono costruite sulle nostre paure più profonde. Quindi quella vulnerabilità è preziosa perché nel momento in cui si attiva ci sta dicendo che c'è una porta di entrata verso qualcos'altro che ci sta chiamando a squarciagola in questo momento, ci sta aspettando. E richiede coraggio. Marte è appena entrato in Ariete, il coraggio ce lo sta dando, quindi pigliamoci questo coraggio, prendiamoci per mano e andiamo alla scoperta di questo mistero che si chiama vita e che è condotto dall'amore, da nient'altro. Vi bacio.